Pronto? Pronto? Comunque, ho voluto registrare questo messaggio per te in modo da aiutarti durante la tua prima notte. Attualmente lavoro in questo ufficio prima di te. Adesso sto finendo la mia ultima settimana, ovviamente. Quindi so che può essere un po' opprimente, ma sono qui per dirti che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Andrai bene. Quindi concentriamoci sul fatto che dovrai superare la tua prima settimana, ok? Vediamo, innanzitutto un saluto introduttivo da parte della società che dovrei leggerti. Benvenuti al Freddy Fazbear Pizza, un posto magico per bambini e adulti allo stesso modo, dove fantasia e divertimento prendono vita. Fazbear Entertainment non è responsabile dei danni alle proprietà o alle persone. Dopo aver scoperto che si sono verificate morti e danni, verrà presentato un rapporto completo della persona scomparsa entro 90 giorni, o il prima possibile, dopo che il locale sarà accuratamente pulito, lavato, i tappeti sostituiti, bla bla bla. Ora, so che potrebbe suonare male, ma non preoccuparti. Gli animatronici qui potrebbero essere un po' strani di notte, ma come biasimarli? Se fossi costretto a cantare le stesse stupide canzoni per 20 anni senza mai fare un bagno, sarei probabilmente un po' irritabile di notte. Quindi, ricorda, questi personaggi occupano un posto speciale nei cuori dei bambini e dobbiamo portare rispetto verso di loro, giusto? Ok. Quindi, basta essere consapevoli che i personaggi tendono un po' a vagare. Sono in una sorta di modalità free roaming durante la notte. Qualcosa a proposito dei loro server se restano spenti per troppo tempo. Un tempo avevano il permesso di girovagare anche durante il giorno, ma poi ci fu il morso dell'87. Sì, è incredibile che un uomo riesca a vivere anche senza il lobo frontale, sai? Ora, riguardo la sicurezza, l'unico reale rischio come guardiano notturno è il fatto che questi personaggi, dopo che ti vedono per parecchie ore, probabilmente non ti riconoscerebbero più come una persona, piuttosto ti vedrebbero come un endoscheletro metallico privo di costume. Ora, dal momento che è contro le regole del Freddy Fazbear Pizza, loro probabilmente cercheranno con la forza di inserirsi all'interno di una tuta da Freddy Fazbear. Adesso, sarebbe meglio se gli abiti non fossero stati riempiti con cavi e macchinari di animatronici, specialmente nella zona facciale. Così lo puoi immaginare, come avere la testa premuta con forza, rischiando disagio e morte. Le tue uniche parti che vedrebbero la luce del sole sono gli occhi e i denti quando escono fuori dalla parte frontale della maschera. Però queste cose non te le dicono quando fai richiesta di lavoro. Ma ehi, hey, il primo giorno dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Parlerò di nuovo con te domani. Ricordati di controllare le telecamere e chiudi le porte solo se necessario. Devi conservare l'energia. Ok, buonanotte.